Ben ritrovati in primo piano la conferenza stampa tenuta questa mattina dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle che hanno voluto ribadire la paternità della sentenza del TAR, del ricorso vinto contro quanto era stato deciso dal Comune di Salerno sugli istituti di partecipazione popolare. Oggi appunto una conferenza per chiarire la vicenda che aveva visto altri esponenti politici in qualche modo appropriarsi di questa battaglia. È stata una battaglia vinta dal Movimento 5 Stelle di Salerno e dal Meetup, quella che ha visto il Tribunale amministrativo regionale sospendere la delibera comunale con cui lo scorso 16 settembre è stato adottato il regolamento degli istituti di partecipazione. Lo hanno sottolineato questa mattina in una conferenza stampa proprio il gruppo del Meetup insieme al senatore Andrea Cioffi, portavoce del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama. Il Consiglio Comunale aveva di fatto inibito la possibilità ai cittadini che non erano residenti nel comune di Salerno da almeno 5 anni di poter proporre un referendum. Il ricorso presentato dal Meetup ha abolito di fatti questa limitazione ad una parte della popolazione. Sentenza esecutiva, per cui la sentenza ha sottolineato che viene annullato il regolamento nella parte in cui noi abbiamo sollevato la questione, i 5 anni, per cui oggi sono, in virtù della sentenza, sono automaticamente cassati i 5 anni richiesti, per cui il regolamento esiste, funziona, domani se qualcuno vuole fare richiesta di referendum basta che il residente a Salerno può firmare. Questo è il meccanismo che si è. Poi è chiaro che se il Consiglio Comunale vuole dare, come dire, un senso della sua vitalità, può anche prendere atto della sentenza e quindi, come dire, ottempera a quanto detto dal TAR in maniera ancora più breve. Sì, in effetti la battaglia sui diritti di partecipazione dei cittadini salernitani è una battaglia che noi portiamo avanti da anni. Peccato dover dire che dei cittadini devono difendere dei propri diritti nei confronti di un'amministrazione invece che dovrebbe essere il primo attore a tutelare quella che è la partecipazione popolare. Il TAR ci ha dato ragione. Il regolamento approvato con la delibera del Consiglio Comunale non è un atto che poteva, diciamo, essere approvato perché va contro l'articolo 3 della Costituzione e va contro il testo unico degli enti locali. Noi l'avevamo detto più volte, ci siamo dovuti rivolgere alla magistratura per poter difendere quelli che sono i diritti dei salernitani e spero che i cittadini si rendano conto che a Salerno abbiamo un'amministrazione che continua a legiferare contro praticamente il diritto di ognuno di poter esprimere il proprio pensiero nell'attività politica di questa città. Alla conferenza stampa era presente questa mattina anche il senatore Andrea Cioffi. È stata l'occasione per ribadire il suo punto di vista in merito alle prossime elezioni regionali in Campania. Il Movimento 5 Stelle non sosterrà la candidatura del governatore uscente Vincenzo De Luca. Quello che dobbiamo dire con chiarezza è che sicuramente il Movimento 5 Stelle non potrebbe mai accettare una coabitazione con l'attuale governatore, ma non solo con l'attuale governatore, anche con altre figure che hanno governato la Campania quantomeno negli ultimi 10 anni. Noi ci siamo sempre opposti a un modo di fare, a un modo di essere che tende a garantire, come dire, gli interessi precostituiti, gli interessi di chi ha forza e potere in questa regione così come a livello nazionale. Tutte le opzioni sono aperte, sono sul piatto, stiamo discutendo, stiamo cercando di capire qual è la strada migliore per fare sì che i cittadini campani abbiano, tra le tante cose, finalmente una sanità liberata dai partiti. Ci stiamo lavorando, stiamo discutendo, ripeto, noi quello che dobbiamo fare è mettere in campo una alternativa reale e concreta per i cittadini della Campania. Ci sono troppe cose che sono andate male, ricordiamo i cambi continui di pensiero su alcuni temi, è inutile che vi ricordo il tema non so, dell'inceneritore di Salerno, le divergenze di opinione tra una persona e se stessa nel 2007 e nel 2009, ma queste sono storie che i cittadini salernitani conoscono bene e quindi il nostro obiettivo è fare il meglio per i cittadini che sono sempre il centro della nostra azione.
Andiamo adesso alla cronaca. Non destano preoccupazione le condizioni di un carabiniere di 32 anni di origini calabrese ma residente a Mercato San Severino, coinvolto nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto sul lungomare cittadino. Il militare si trovava in sella alla sua motocicletta quando un'auto, una Panda, lo ha travolto. Il carabiniere è stato trasportato in ospedale. Come dicevamo, le sue condizioni non destano preoccupazioni, avrebbe riportato delle fratture. Sul posto la polizia municipale, che ha transennato la zona dello scontro per ricostruire la dinamica e capire appunto con precisione cosa sia accaduto. Andiamo adesso a Ponte Cagnano Faiano. Sul ponte che attraversa il fiume Asa questa mattina sono iniziate le prove di carico, ma sulla questione si è registrato oggi anche l'intervento del consigliere provinciale della Lega Ernesto Sica, già sindaco di Ponte Cagnano Faiano, che chiede: fate presto. Rinviate di un giorno hanno preso il via questa mattina sul ponte che attraversa il fiume Asa le prove di carico previste ieri per stabilire se il ponte può sopportare il passaggio di mezzi non pesanti, almeno su una carreggiata. Se l'esito delle prove iniziate questa mattina dovesse essere positivo, l'infrastruttura chiusa da oltre un mese potrebbe essere riaperta almeno su una carreggiata. E quanto spera l'amministrazione comunale di Ponte Cagnano Faiano, facendosi portavoce delle lamentele e dei disagi dei residenti sulla fascia litoranea alle prese con la chiusura del ponte alla quale sta lavorando l'amministrazione provinciale di Salerno con un progetto di messa in sicurezza. In attesa di poter mettere in sicurezza tutta l'infrastruttura, intanto si lavora per una parziale riapertura. Sulla questione questa mattina è intervenuto anche il consigliere provinciale della Lega Ernesto Sica, già sindaco di Ponte Cagnano Faiano, che lancia un appello: fate presto perché la popolazione è in ginocchio e c'è bisogno almeno di infrastrutture anche minime di servizio per aiutare la fascia litoranea. No, sono preoccupato sia rispetto ai finanziamenti, che ho paura che ritardino, e sono preoccupato perché non viene finanziata nemmeno la situazione attuale, cioè tutte le mini infrastrutture necessarie per compensare il grande disagio degli imprenditori, il grande disagio dei miei concittadini. C'è bisogno di un finanziamento a sostegno delle mini infrastrutture per compensare il disagio che stiamo vivendo. Quindi c'è una strafottenza totale. Fate presto, insomma, è un po' il grido che arriva anche da parte sua a sostegno anche degli imprenditori di quella fascia del comune di Ponte Cagnano che praticamente sono stati messi in ginocchio dalla chiusura del ponte. Ma la cosa oscena è che c'è un distacco enorme rispetto alle emergenze quotidiane. C'è bisogno di intervenire al di là della ricostruzione del ponte, c'è bisogno di intervenire di mini infrastrutture necessarie per compensare il disagio, altrimenti c'è la devastazione sociale, economica di quella zona, e io ritengo della parte della provincia di Salerno. Torniamo adesso a Salerno, su via Vinci Prova. Ieri la decisione di Comune Bus Italia di rinviare di un mese lo spostamento del capolinea, mentre continua da parte di un gruppo di residenti organizzati attraverso WhatsApp una petizione per dire no al trasferimento. Parte da un gruppo WhatsApp la petizione che ha unito i residenti di via Benedetto Croce, via Porto, via Andrea Sabatini e del centro storico contro lo spostamento del capolinea di Bus Italia da via Ligea a via Vinci Prova. Mentre Comune di Salerno e la società che gestisce il trasporto pubblico nel comune capoluogo hanno deciso di prendere tempo e di rimandare al 2 marzo il trasferimento, un gruppo di cittadini, unito attraverso la piattaforma social, ha deciso di promuovere una raccolta di firme per dire no. Secondo i cittadini, il dislocamento del capolinea arrecherebbe tantissimi disagi non solo ai residenti ma anche a chi viene da altre parti di Salerno e dalla provincia, che la mattina utilizzano l'area di via Porto per poi prendere il pullman. La proposta del gruppo è di spostare il capolinea nei pressi dell'ex mercato ittico o comunque di lasciare alcune linee essenziali come il 6, il 15 e il 5 in via Ligea.
In tutta onestà, i tempi di attesa di un bus sono biblici e già immaginiamo cosa potrebbe accadere se venisse eliminato il capolinea da Via Ligea, dice la portavoce del gruppo WhatsApp Valeria Ricco. Crediamo anche che i dipendenti di Bus Italia debbano lavorare in condizioni di sicurezza e proponiamo un incontro con l'amministrazione comunale e con i rappresentanti sindacali dei lavoratori che, proprio nei giorni scorsi, avevano protestato contro il trasferimento tanto da convincere Comune Bus Italia a rinviarlo al 2 marzo. Nel frattempo prosegue la sottoscrizione della petizione. Chi vuole può recarsi nel quartiere o rivolgersi a Valeria Ricco per firmarla. È una richiesta invece che stiamo sostenendo anche noi come TV Oggi, quella di dare, di donare i gazebo che sono stati tolti sul lungomare di Via Marconi al centro che si occupa di ippoterapia Nonno Emilio. La presidente di Rete Solidale, Carmen Guarino, che gestisce il centro che fa ippoterapia anche per persone con disabilità, li ha chiesti alla Fondazione Carisal, che ne è proprietaria. È stata inviata alla Fondazione Carisal dal centro di ippoterapia Nonno Emilio la richiesta ufficiale di poter utilizzare i gazebo tolti dal lungomare di Via Marconi a Salerno. Le strutture che avrebbero dovuto ospitare i mercatini etnici salernitani, ma che non sono mai state utilizzate, servono al centro ippoterapico e riabilitativo che rientra tra le strutture gestite da Rete Solidale. La presidente Carmen Guarino ha inoltrato la richiesta al presidente della Fondazione Carisal Alfonso Cantarella, che dovrà ora passare la proposta al vaglio del Consiglio d'amministrazione, ma è quasi scontato il sì alla donazione delle strutture che, date al Comune di Salerno, sono state rimosse 2 giorni fa dopo 4 anni dal lungomare. I gazebo sono ora stati portati all'interno del Centro Agroalimentare di Salerno, ma, appresa la notizia, la presidente di Rete Solidale, Carmen Guarino, ha deciso di richiederne l'utilizzo alla Fondazione Carisal che, come dicevamo, avrebbe mostrato una disponibilità a cederle al centro ippoterapico dove finalmente potranno essere utilizzate. Torniamo alla cronaca, andiamo a Capaccio dove i carabinieri del nucleo antifrode hanno sequestrato un caseificio che esercitava la propria attività, produceva e imbustava mozzarella e ricotte senza alcuna autorizzazione ma anche senza un nome. I carabinieri del nucleo antifrode politiche agricole di Salerno, in stretta sinergia con i colleghi della stazione di Capaccio Scalo e personale dell'ASL, hanno sequestrato un caseificio abusivo e senza alcun nome lungo la SS18 a Capaccio Pestum. Nei guai è finita un'intera famiglia di Albanella, denunciato uno dei figli, ventenne e titolare della società. Il blitz è scattato all'alba di stamane, quando i militari del NAC hanno apposto i sigilli all'illecita attività, svolta nel seminterrato di un ex mobilificio. L'ingresso era posto sul retro dello stabile dismesso per non destare sospetti. La produzione avveniva senza alcuna autorizzazione prevista per legge né licenza, in locali privi delle necessarie norme igienico-sanitarie. Di dubbia provenienza anche il latte utilizzato, privo di tracciabilità. Il caseificio fantasma non vendeva al dettaglio, bensì imbustava mozzarella e ricotte che venivano poi vendute a basso costo in vari negozi in Campania e Basilicata. Per poter commercializzare i latticini si utilizzavano illegalmente buste e confezioni di un altro caseificio della zona, sfruttando così il marchio CE di quest'ultimo, appartenente a quanto pare ad un altro fratello, invece in regola, con il quale da tempo intercorrono liti e contrasti di natura familiare. Per tale ragione, oltre ad ingenti sanzioni pecuniarie di natura amministrativa, il giovane legale rappresentante della società albanellese è stato deferito penalmente anche per il reato di frode alimentare dai carabinieri capaccesi diretti dal maresciallo Giuseppe D'Agostino, esperto in materia, avendo prestato servizio per anni presso il NAS di Salerno. Gli altri componenti della famiglia e una dipendente in nero, in tutto 5 persone, sono risultati sprovvisti inoltre di regolare attestazione di idoneità sanitaria.
sequestrati oltre 100 kg di prodotti caseari e apposti i sigilli a diversi macchinari e attrezzature, tra cui un frigorifero e un pastorizzatore guasti. E sempre in tema di cronaca, anche a Salerno c'è stata un'operazione antiabusivismo. La Polizia Municipale ha fermato un venditore ambulante di prodotti ittici. La sua postazione era solita essere tra il Corso Vittorio Emanuele e l'angolo Via Ferravecchia. Diverse le segnalazioni. Oggi l'intervento della Polizia Municipale, che è intervenuta sequestrando anche 10 kg di alici che erano detenuti all'interno di un apecar in uso al venditore abusivo, che era privo di qualsiasi autorizzazione per questo tipo di vendita. Andiamo adesso ad Agropoli, secondo giorno di blitz all'interno della casa municipale. Secondo blitz in due giorni della questura presso il municipio del comune di Agropoli. Dopo la visita di alcuni poliziotti in borghese nella mattinata di ieri, questa mattina altri controlli degli agenti, ma con la presenza anche degli ispettori ministeriali. L'amministrazione agropolese è nell'occhio del ciclone e la questura, a quanto pare, sta tenendo d'occhio la società del comune, la Cilento Servizi. Infatti sono stati prelevati dagli agenti dei documenti contabili proprio relativi all'ente comunale e alla sua società. L'indagine della Procura di Vallo della Lucania continua, nonostante le parole di ieri del sindaco Coppola, che invitavano alla calma e che definivano la presenza a Palazzo di Città degli uomini della questura come normale attività di controllo, e soprattutto la presenza degli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze appare preoccupante. Bene, tornati in studio, apriamo una finestra sull'economia perché arriva una buona notizia dalla riunione del consorzio Udial ieri a Bari, il consorzio che festeggia 20 anni, come al solito ha reso noto alcuni dati sul mercato che riguarda il food and beverage. Ebbene, i dati segnalano una ripresa dei consumi anche da parte delle famiglie. Venti anni di attività in un settore in continua e costante evoluzione. Conoscenza, vicinanza, flessibilità e cambiamento. Sono queste le quattro leve individuate nel corso del 14° congresso per l'Udial, il consorzio dei distributori alimentari, che ancora una volta anche quest'anno ha celebrato l'evento all'hotel Centro Congressi del Parco dei Principi di Bari. Oltre 600 persone, 270 soci di tutto il sud Italia, 235 manager di industrie. Un convegno di grande interesse e occasione per celebrare il traguardo dei 20 anni, per tracciare un bilancio dell'anno che ha visto la partecipazione di analisti ed esperti di distribuzione. Sono stati i vertici del consorzio, il presidente Antonio Argentieri e il general manager Luigi Cetrangolo a presentare in anteprima programmi e progetti del consorzio per il 2020. I 20 anni dell'Udial li dobbiamo vedere per tutto quello che abbiamo fatto in questi 20 anni, non soltanto i 20 anni, ma tutto ciò che è stato fatto, che è la testimonianza è oggi di tutta questa gente viene da tutta Italia per festeggiare assieme a noi questi 20 anni, che saranno la base per un nuovo percorso con quell'esperienza maturata in questi 20 anni. E quindi abbiamo fiducia, molta fiducia nei nostri mezzi, nella qualità dei soci, e continueremo con quella passione come quando abbiamo iniziato i primi giorni, che eravamo una decina sì e no. Beh, io sono contento dei 20 anni, soltanto sono passati altri 20 anni su di me, però posso dire che sono contento anche perché oggi c'è una grande affluenza, siamo più di 600 persone, ci sono circa 235 come industria e il resto, voglio dire, sono soci della nostra categoria, che è sempre ovviamente di meno, però più qualificata e più formata. Cerchiamo ovviamente di portare sulla parte, voglio dire, a livello commerciale e sotto tutti gli altri aspetti una categoria qualificata come distribuzione. Lei sa che comunque, voglio dire, parte di questi distributori fanno parte anche del retail. Siamo oggi il primo consorzio in Italia, facciamo un fatturato di 835 milioni di euro di fatturato e ci sentiamo che in questi 20 anni abbiamo costruito tanto. A supportare un'analisi dettagliata sugli scenari ed un mercato delle acque minerali, beverage e food, la divisione Oreca e Retail, sono stati gli esperti Marco Colombo e Daniele Gilli del gruppo IRI, leader nelle ricerche di mercato. Il mercato dei consumi fuori casa è in crescita, a differenza invece di quello dei consumi domestici, che registra un leggero calo.
Sì, il mondo dei distributori bevande ha visto una crescita più che proporzionale rispetto a quello che succede nel mercato. In particolare l'attenzione a prodotti ad alto valore unitario e prodotti ad alto valore aggiunto è quello che ha guidato la crescita. Attenzione a nuove tendenze, a nuovi stili di consumo, ha fatto sì che gin, rum, bevande creme molto selezionate e ad alto prezzo hanno sostenuto questa crescita. Sì, abbiamo assistito a un 2019 che si è chiuso inaspettatamente più positivo di quanto non fossero le previsioni del 2018. Questo è stato determinato secondo noi da due fattori principalmente, un po' tutti quei consumatori che erano un po' marginalizzati, che non avevano reddito disponibile grazie alle politiche del governo, sono stati dotati di un minimo di reddito che hanno destinato ai consumi primari e questo sono stati catalizzati da queste strutture distributive, discount in principal modo, che ha avuto una grande diffusione anche dal punto di vista territoriale. Una giornata di festa, di convivialità, l'occasione per condividere momenti a tavola, poi il momento delle premiazioni alla carriera, la consegna dei riconoscimenti con la conduzione affidata all'attrice Antonella Carone, interprete nel recente film Me contro te nel personaggio Perfidia. Ed ora, come sempre, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi in programma il film in uscita nazionale Underwater, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Adesso ancora una pausa pubblicitaria, poi tanto sport. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Ortofrutta, salumeria, gastronomia, macelleria e un vasto assortimento di prodotti bio, senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Fino al 2 febbraio, latte parzialmente scremato un litro 50 centesimi, mortadella Flavia 59 centesimi letto, cosciotti di pollo 1,99 euro al chilo, fette biscottate classiche ed integrali 89 centesimi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E allora ci ritroviamo con l'informazione sportiva. Leonardo Capezzi è un nuovo giocatore della Salernitana. L'ex Crotone arriva in prestito secco dopo un'esperienza in Spagna. Per un centrocampista che arriva uno che parte, Marco Firenze passa al Venezia dopo essere stato corteggiato anche dal Pescara. Leonardo Capezzi arriva, Marco Firenze parte. È il bilancio della giornata di ieri del mercato di riparazione di Milano. Per un centrocampista che va, un altro che arriva. Suona stasera alle 20 nelle sale dell'Hotel Sheraton di Milano il gong del calciomercato di gennaio. La Salernitana ha ufficializzato ieri sera l'arrivo di Leonardo Capezzi, di proprietà della Sampdoria, ma in prestito all'Albacete nella Liga 2 spagnola. Il centrocampista di origini toscane arriva all'ombra dell'Arechi in prestito secco fino a giugno. Nello stesso tempo
tempo sarà ratificata oggi la cessione di Marco Firenze al Venezia. I lagunari hanno battuto la concorrenza forte del Pescara, che pure si era fiondato forte sull'ex Crotone. Le novità della penultima giornata di mercato sono tutte a centrocampo. Insomma, di fronte all'ennesimo tentennamento di Jacopo Dezzi, la Salernitana si è fiondata forte su Capezzi. Il centrocampista ha disputato la prima parte della stagione nella seconda serie spagnola all'Albacete, giocando 9 partite ufficiali. Messo ai margini a inizio 2020, impiegato soltanto una volta in Coppa del Rey, il giocatore ha manifestato la volontà di tornare in Italia e la Salernitana si è trovata al posto giusto al momento giusto. Il club granata infatti ha battuto la concorrenza del Cosenza e soprattutto del Crotone, che avevano manifestato l'interesse per il giocatore. Dutti le mezzala, l'ex Crotone può fare anche l'interno di un centrocampo a 4. Prima della Spagna, 2 stagioni in massima serie con Sampdoria ed Empoli, senza tuttavia trovare continuità che aveva avuto in precedenza nelle file dei pitagorici, con cui aveva conquistato la storica promozione in massima serie nel 2016 e anche l'azzurro dell'Under 21. Oggi il rush finale del mercato. La Salernitana ha fissato il suo quartier generale tra il 5° e il 6° piano dell'Hotel Cedar Raton di Milano. Il club granata proverà a perfezionare le cessioni di Pinto e di Calombo in terza serie, mentre si è arenata la trattativa con il Trapani per lo scambio tra difensori Bijong e Strandberg. L'arrivo in Sicilia del centrale Pirrello ha raffreddato l'operazione. Su Bijong però si è fatto vivo anche il Livorno. Il giovane Pinto piace tanto al Bari di De Laurentiis. I galletti hanno superato la concorrenza dell'Arezzo, dove era già stato in prestito lo scorso anno, e dell'Alessandria di Gregucci, e trovato pure l'accordo di massima con la Fiorentina, proprietaria del cartellino. Ma il management del giocatore non sembra convinto del declassamento. Calombo piace sempre al Trapani di Castori, che però tentenna, e Rimini potrebbe approfittarne. E siamo al capitolo giallo. In un senso o nell'altro, oggi si scriverà la parola fine sulla telenovela relativa al futuro dell'attaccante gambiano. L'impressione è che la Lazio acquisterà il cartellino del numero 10 granata per lasciarlo comunque in prestito all'ombra della Rechi. Sponda biancoceleste potrebbe arrivare Andre Anderson. Il giovane De Cani invece continua a rifiutare la Serie B e la Salernitana. Respinte per il momento le avance dell'Entella e del Livorno da parte della Salernitana su Niccolò Giannetti. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.